Salve. Nel contributo di oggi introdurremo un libro di Friedrich Dürrenmatt dal titolo La Panne. Ne esistono di questo testo quantomeno due edizioni, una quella che ho in mano e un'altra di Einaudi, che suggerisco tra l'altro. Qual è la cosa interessante, importante in questo testo? E perché è un testo poco noto, quasi ignoto tra i testi di Dürrenmatt, di cui si conosce di più il testo dei i fisici, di Physica. Dürrenmatt aveva anche questa peculiarità di scrivere libri abbastanza, di scrivere dei testi che poi erano anche molto adatti per rappresentazioni teatrali, estremamente brevi, estremamente stringati. Non è il suo italiano. Io ho un'edizione dei Physiker che purtroppo non riesco a trovare al momento, ma i suoi testi sono appunto in genere stringati ma intensi, molto densi. Questo è un altro, il Minotauro. C'è uno dei suoi lavori, e lo dico solo così per amore di completezza, Dürrenmatt era una mente straordinaria. Infatti una sua conferenza pubblicata dalle edizioni Casagrande di Bellinzona si intitola Una partita a scacchi con Albert Einstein, ed è il testo secondo me più interessante che sia stato scritto sull'epistemologia della relatività, soprattutto se si considera che è stato scritto da che è una conferenza tenuta da un narratore. Una lucidità, e dopo aver letto questo libro si capiscono, senza bisogno di addentrarsi nelle complessità della relatività, discorsi sulle variabili locali, la famosa anche frase sul perché l'onnipotente non gioca a dadi di Einstein. È un libro davvero importante per chi voglia, per chi si interessi di scienza, e anche questo credo sia un libro di difficile da reperire. Torniamo alla panne, che è il tema del nostro discorso, del nostro abbozzo di discorso di quest'oggi. E innanzitutto La Panne è un libro curioso, perché racconta la storia di questo venditore, di questo commesso di stoffe, il signor Traps, il signor Alfredo Traps. Nel nome c'è un riferimento probabile all'altro suo libro famoso, che è La visita della vecchia signora, in cui uno dei caratteri principali infatti era proprio Alfredo. E il libro comincia con una prima parte in cui l'autore parla, introduce se stesso, quantomeno introduce la sua arte, il suo modo di narrare proprio. E questo libro è del 1956, dunque è un libro immediatamente post-bellico, in cui c'è già una critica indiretta da parte di Dürrenmatt a quei modelli culturali che si iniziavano ad imporre. Infatti, come inizia? Ci sono ancora storie possibili? Storie per scrittori? Se uno non intende raccontare di sé, né generalizzare in termini romantici, lirici, il proprio io, se non si sente obbligato a parlare con spietata sincerità delle proprie speranze sconfitte o di come fa l'amore, quasi l'assoluta veridicità ne facesse un caso universale, non invece, nella migliore delle ipotesi, un caso clinico, psicologico,
Se uno non vuole tutto ciò e intende invece tirarsi da parte con discrezione, difendere cortesemente le faccende private, ponendosi di fronte al proprio tema come uno scultore di fronte alla materia da cui trarre una statua, lavorando a quel tema e grazie ad esso sviluppandosi nell'intento, come una volta i classici, di non cedere subito alla disperazione, anche se non può certo negare l'assurdo che ovunque viene a galla, allora scrivere diventa un mestiere più difficile, più solitario e anche più insensato. Un bel voto nella storia della letteratura non ha alcuna importanza. Chi non si è preso il suo bel voto e quanti libri raffazzonati non hanno avuto il loro premio? Le istanze del giorno sono più urgenti. Cioè, Dürrenmatt inizia questo testo con una nota critica sui temi della letteratura dominante all'epoca che poi diverranno la norma, la spaventosa norma di oggi, no? L'autore che parla delle piccole cose, di se stesso, di quello che ha mangiato, di quello che non ha mangiato, cioè l'autore che titilla il narcisismo dominante della nostra epoca, che è una cosa che ormai si trova dunque dalla politica a questi testi che affollano le librerie fino alle sette religiose, per esempio, no? Che tutti titillano questa continua voce narcisista che le persone sentono, io, che li assorda, li fa impazzire. E Dürrenmatt comincia in maniera critica, non soltanto nel discorso che tiene, ma anche nel fatto interessantissimo che questa frase che ho appena letto è poco più di una pagina, senza un punto, una frase continua. Un'altra cosa che voi non troverete in questa letteratura immediata da usa e getta, che devono essere frasi brevi ad effetto, che fanno credere di aver avuto quell'illuminazione, no? E in questa prima parte dice, poi continua dicendo, allora si crede, sorge allora il sospetto che non vi sia più nulla da raccontare. E c'è anche una critica alla non saprei se è giusto dire alla sovrappopolazione oppure se non è un riferimento critico d'altro genere, ma lui dice all'esplosione del genere umano, ai miliardi di individui che avanzano, ai ventri gravidi che incessantemente sfornano prole. Oppure si passa alla fisica, all'astronomia per rendersi conto, mossi da un bisogno d'ordine, dell'impalcatura su cui noi tutti pencoliamo. E critica anche il meccanismo delle celebrità, che all'epoca era la punta dell'iceberg rispetto a quello che è diventato oggi, con la frase di un grande scrittore dicendo «Stelle del cinema e facce di gente piena di dollari, l'uno vale l'altro». La cultura appunto che introduce quella distanza, che mostra ad un tratto il relativismo di queste baggianate con le quali si vogliono irretire gli individui. E c'è anche una nota critica rispetto, che è stata più volte notata, questo ritrarsi del destino. Il destino ha abbandonato la scena su cui si recita per appostarsi dietro le quinte, al di fuori della drammaturgia canonica, e le malattie, le crisi messe in primo piano si riducono tutte a banali incidenti. Persino la guerra finisce per dipendere dall'eventualità che i cervelli elettronici ne prevedano la convenienza. Ma si sa, è un caso destinato a non avverarsi mai, ammesso che le macchine da computo funzionino. Matematicamente si possono concepire oggigiorno solo sconfitte. La critica alla scienza che si trasforma in tecnica. Il Denken als Rechnen aveva già detto Heidegger, il pensare come calcolare, che era poi una variazione filosofica del tema di Durkheim, di Weber, di Entzauberung der Welt, la perdita di magia del mondo. La
E poi c'è questo passaggio noto, molto noto: non vi è più un onnipotente che minacci, né una giustizia, né un fato come nella Quinta Sinfonia. Ci sono solo incidenti stradali, dighe che cedono per un errore di costruzione, fabbriche di ordigni nucleari che saltano in aria per colpa di un tecnico distratto, incubatrici regolate male. Fatto, qui sta criticando l'idea che la nostra società ha perso il destino, ha perso la teologia in virtù di un concetto normativo in cui tutto è prodotto di una norma, di un arbitrio, di un errore. E è bello il riferimento alla Quinta Sinfonia. E questa è una nota che si sa, quando nella Quinta Sinfonia il famoso da 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 dan è il destino che bussa alla porta di Beethoven. Ma questo destino dice anche qualcosa. Questo ritmo corrisponde alla parola, a un dialogo che Beethoven fa spesso nelle sue opere, mette questo dialogo dentro la musica, e lì corrisponde a Beethoven, che da questa parte della porta chiede: ma deve proprio essere questo destino. E allora il destino dice: dan 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 dan, muss es sein, deve essere. Il deve essere del destino, il destino come imperativo. E questo è il riferimento che sta facendo Dürrenmatt con questa semplice frase, no? Il fato della quinta. E poi inizia il libro proprio dalla seconda parte. La storia della panne, di cui è stato anche, da cui è stato anche tratto un film dal regista Ettore Scola nel 1972, sì, nel 1972, che si intitola La più bella giornata della mia vita, con un film con Alberto Sordi, uno dei migliori film del cinema italiano, e devo ammettere uno dei pochi film che siano riusciti a rendere un testo in maniera ancora migliore rispetto al testo. Cioè, il libro di Dürrenmatt si capisce che è stato scritto, c'è tutta una storia dietro la panne, era in un periodo in cui Dürrenmatt aveva i suoi problemi economici, dunque riuscì a... si capisce un po', cioè c'è l'idea, ma l'esecuzione si capisce che è un po' stata spinta da qualche motivazione, da qualche necessità. Ma invece il film di Scola, a parte che è un grande rimaneggiamento, molti dei temi sono stati cambiati, ma davvero aggiunge molto al testo. Se uno legge prima questo e poi vede il film, oppure vuole vedere prima il film e leggere questo, sono davvero complementari. Adesso andiamo alla storia del signor Traps. Il signor Traps è un rappresentante di commercio, un rappresentante di tessuti, di stoffe, che incontra durante una panne, nel libro è una Studebaker, che è una macchina molto famosa all'epoca, nel film credo sia una macchina italiana, però anche una macchina di lusso. Questo signore, che è stato dedito per tutta la vita al commercio e si è fatto anche i suoi piccoli traffici, le sue piccole cose, a causa di questa panne finisce in questa casa, ad essere ospite in questa casa dove, di proprietà di un vecchio, nel film è un nobiluomo, che insieme a degli altri, dei giudici, persone che erano state prima nel sistema giuridico, cioè un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere ed un avvocato, si divertono con i loro ospiti, con quelli che li vanno a trovare, ad inscenare dei processi. A volte anche dei grandi processi storici, cioè, ma altre volte
un processo proprio alla persona. Infatti nel libro, ad esempio, sia nel libro sia nel film si dice, c'era un generale tedesco che loro poi avevano condannato in questo processo amichevole. E durante questo processo si è una serata, diciamo, tra amici in cui si mangia, si beve, si ride, si fuma nella biblioteca di questa grande casa, che è un castello nel film. E ora, il criterio fondamentale del testo che Dürrenmatt vuole proporre è che il processo che viene fatto a questo signore, a Traps, ma anche insomma l'idea stessa del processo, non è un processo giuridico, nel senso che si attiene semplicemente alla norma. È un processo che oltrepassa la norma, ossia cose che non sono reputate penalmente o civilmente rilevanti diventano però argomento di dibattito in questo processo. Infatti di Traps si viene a scoprire, poi uscirà, che lui in realtà è colpevole di omicidio, anche se legalmente non lo è, perché aveva iniziato per ottenere per essere promosso nella sua ditta, aveva causato indirettamente la morte del vecchio direttore, avendo una tresca con la moglie. C'è tutta una storia che dal punto di vista giuridico non ha alcuna rilevanza. Ma in questo processo, che guarda oltre le ragioni della semplice norma, assume una rilevanza. Ora, perché è così importante un testo così e anche un concetto di questo genere? Perché nella nostra società si impone sempre più, per motivi voluti da alcuni o meno, il concetto secondo cui ciò che non è proibito dalla legge è lecito. Io ho sentito personalmente, credo che insomma capiterà anche a voi, ho sentito molte persone fare un discorso così squinternato. Se la legge non lo proibisce, allora è lecito. Noi non ci rendiamo più neanche conto oggi della gravità di affermazioni di tal genere. In un certo senso, questo è l'inverso dell'argomentazione di Eichmann o dei gerarchi nazisti. I gerarchi nazisti che cosa fanno? Durante il processo di Norimberga inizia questa linea di difesa in cui dicevano: io ho semplicemente eseguito degli ordini. Dunque ho fatto quello che la norma, quello che era giusto secondo la norma del mio regime, del mio tempo, di quello che si vuole. Lo stesso discorso verrà ripetuto poi anche da Eichmann, tal punto che questo ha dato luogo a enormi, enormi fraintendimenti. Ancora oggi si parla di testi come quello della Arendt, che nel processo di Eichmann è del 1960, nel 63 l'Eichmann pubblicò questo testo, La banalità del male, che abbiamo già ricordato come basta una frase di un grandissimo pensatore come era Jean Améry, che i campi di sterminio l'aveva vissuto dall'interno, che la tortura l'aveva avuta sulla sua pelle, per smontare tutta questa pseudo-argomentazione sulla banalità, perché nel male non c'è nessuna banalità. Il male è una delle dimensioni teologiche più complesse ed esistenziali più complesse e più radicali che impone la nostra esistenza. Parlare di una banalità del male, appunto, è una banalità, ma oggi quanto più banale un discorso, tanto più si impone. Infatti io ho citato molto tempo fa proprio quella frase in cui Améry smonta con la sua grandezza tutto questo discorso, dicendo: l'Arendt questo signore lo ha visto in gabbia, lo ha visto chiuso nel vetro, non l'ha visto davvero. Noi che li abbiamo visti sul serio, noi sappiamo. Mentre l'Arend era rifugiata e sfuggita in America, Améry era
prima nella Resistenza e poi ad Auschwitz. Cioè non si possono neanche comparare queste due prospettive. Ma dicevamo, quando si dice che tutto ciò che non è proibito dalla legge è consentito, si sta facendo un discorso inverso ma simile a quello che facevano i nazisti, cioè come se tutto l'essere umano fosse determinato dalla norma giuridica, se il nostro comportamento fosse una mera questione di giurisprudenza. Come se l'essere umano non avesse in sé un imperativo morale. Infatti, non voglio dilungarmi troppo su questa storia di Eichmann, ma una delle grandi assurdità che sono state dette su questa linea, presunta linea di giustificazione, che invece era sofistica, dei nazisti, è l'aver invocato l'imperativo categorico kantiano, no? Che è di nuovo una sciocchezza, perché non c'è nulla, nulla nell'imperativo categorico che possa essere rapportato alla difesa dei criminali nazisti. Nulla, non c'è nulla. Però, quando c'è uno sconquasso culturale come quello che noi viviamo, tutto è possibile, qualunque sciocchezza è possibile. Si capisce allora come questo parlare del giusto come ciò che è consentito significa mettere da parte l'essere umano in toto, metterne da parte o quantomeno mettere da parte l'aspetto della coscienza, l'aspetto della bontà, l'aspetto il buono, il vero, il bello, perché tutto diventa una questione di accordo normativo. Questo significa anche introdurre nell'essere umano una fondamentale bestialità e una amoralità che è socialmente implosiva, ma anche umanamente implosiva. E da questo risponde appunto questo bellissimo testo di Dürrenmatt, in cui viene ribadito molto spesso nel testo. Ad esempio, all'inizio, quando il rappresentante di commercio dice, parla del giudice, del padrone di casa, che era uno studioso, dice, che cosa ne capiva mai uno studioso della vita reale? E poi giustifica se stesso dicendo, se non si fosse trovato nel pieno della lotta per gli affari, sarebbe stato anche lui al corrente di questioni più elevate. Questa è una cosa che capita spesso, no? Quello di. Ma di queste persone, no? Il sapere, il credere di sapere, no? Ma molto spesso che dicono: sì, ma quella cosa che qualcun altro sa, la sa perché ha perso tempo, perché ha avuto il tempo da perdere per andarsela a vedere, no? Loro sono impegnati nella vita reale, vita reale. Il più grande inganno che sia perpetrato oggi agli uomini, agli esseri umani, è quello della vita reale. Quello di far credere che la vita reale sia una questione di dare avere, di sacchi di ceci e di farina, di marchingegni e banconote. La vita reale, che è qualcosa che invece non ha quasi nulla a che vedere con la vita reale. Che la vita reale è l'esistenza umana. Sempre i Vangeli, già queste cose che le avevano scritte, no? Perdere la vita per la vita, no? Ma infatti il rappresentante di Articoli Tessili qui nel testo dice: non aveva idea di un misfatto che lo ponesse in contrasto con la legge. E tutto quello che lui aveva fatto, infatti, non lo poneva in contrasto con la legge. Solo che la sua vita è una vita trascorsa nell'oblio, nella dimenticanza di sé, nel rincorrere appunto questa carota che gli avevano messo davanti, e per raggiungere questa carota l'asino è disposto a tutto.
così come il rappresentante di commercio, è stato disposto a tutti questi intrighi, piccoli intrighi. Questi non sono i grandi intrighi, vedete, la grandezza di questo testo è anche che non è un libro sul processo di Norimberga, sui grandi malvagi, però è un libro ancora più radicale, perché parla delle piccole malvagità, delle piccole cattiverie, dell'estraniazione che l'essere umano impone a se stesso in virtù della carota che rincorre. Non è che troppi drammi della storia sono stati fatti non dai grandi, perché il grande malvagio ha bisogno di seguaci, e i seguaci sono quelli che si fanno mettere la carota davanti. Dürrenmatt, con questo libro, non voglio essere iperbolico, ma sta anche in un certo senso rispondendo a quella questione della colpa che è emersa in Europa subito dopo, proprio nella Seconda Guerra Mondiale, nel periodo post-bellico, a cui Karl Jaspers diede una risposta filosofica possente, proprio sistematica, ma anche altri hanno lavorato la colpa del popolo tedesco rispetto ai crimini che aveva commesso. Ma Dürrenmatt, che era svizzero, che non aveva nulla a che vedere direttamente con quella storia, ma insomma era un contemporaneo di quegli eventi, e risponde in un'altra maniera, risponde in una maniera estremamente più sottile. La colpa che non può essere giudicata davanti a un tribunale. Quanti sono oggi, come ieri, quegli individui che ritengono di avere la coscienza a posto e pulita solo perché hanno eseguito altri ordini, hanno obbedito ad altri ordini che non erano mostruosi come gli ordini a cui obbediva Eichmann, ma non soltanto, che hanno fatto di più, che nel loro vivere non hanno fatto altro che imporre la guerra di tutti contro tutti, che nel momento in cui ne hanno la possibilità, per mantenere un piccolo spazietto in un ufficio, in un cantiere, in una caserma, sono disposti a calpestare la vita degli altri. Legalmente, giuridicamente sono a posto, ma sono davvero a posto? Per questo testo è così importante, perché risponde proprio a questa domanda. Dice: non siete a posto. Infatti Trump, alla fine del discorso, rimane frastornato dal processo e dal giudizio. Perché dice: ma come? Ma io non mi ero neppure reso conto di tutto questo. Che poi quanto ciò sia vero o meno è tutta una questione difficile da decidere, perché quante volte noi esseri umani... Vedete, la storia di Pinocchio è anche importante, no? Il grillo, quante volte si rifiuta, non si ascolta il grillo. No? È difficile pensare che un agire contrario al fondamento etico, all'ispirazione etica, sia davvero interamente inconsapevole. Secondo me c'è un punto, è come... molto spesso questo avviene quando la mafia, ad esempio, tende a prendere i suoi killer tra persone che hanno esperienza di macellazione di animali, cioè che hanno cominciato ad entrare in quel meccanismo, hanno cominciato a vedere tutto questo come qualcosa di possibile, no? E poi il passo da lì è, non so se è breve o lungo, ma questa anestesia che l'essere umano, la società impone, che poi porta appunto a delle conseguenze estreme, forse anche al non capire quando si commette il male. Non lo so, questo è un tema che non mi trova grandemente impreparato, perché bisognerebbe poter parlare con queste persone. Questo è uno dei limiti dei libri, no? Della cultura, perché la cultura parla, e quando tu puoi trovare il libro di una persona che aveva una mente, che aveva
una capacità di introspezione, una capacità di organizzare i pensieri. E non puoi trovare un libro scritto da questa gente. Questa gente la incontri in giro per il mondo, ma non gli puoi fare domande, non puoi davvero capire perché operino come operino. Non puoi sapere se lo sanno davvero, non puoi sapere e puoi immaginare. Personalmente io credo che sia anche uno spropositato senso dell'ego, senso del sé così fuori misura, fuori contesto da pensare che tutto l'universo debba necessariamente ridursi a se stessi, dunque vedono come plausibile e legittima questa spaventosa idea della lotta di tutti contro tutti, della competizione sfrenata, che però se poi uno gli parla dice ma che cosa ci hai guadagnato? Che cosa te ne è venuto tutto questo? Loro dicono sì, mi è venuto che c'ho la seconda villa, che c'ho la macchina, sì, ma che cosa te ne è venuto? Non lo potrebbero. Purtroppo quando l'individuo viene completamente alienato e distanziato da se stesso non può più neanche capire. Per questo oggi noi abbiamo grandi problemi di ermeneutica, di comunicazione. Il problema non è nella parola, come molti credono. Il problema è nel senso, è nel significato. Come l'individuo sia stato smantellato. Si è stato fatto a pezzi e allora non c'è più il riverbero, manca perché il significato è come per il bello, no? Il bello è un riverbero infinito morale in noi che si riverbera nell'infinito morale sopra di noi, Kant, no? La chiusura della critica della ragion pratica, è un riverbero. Ma se manca il riverbero, se il riflettore è rotto, o se è offuscato, se gli è stato messo del grasso sull'obiettivo, non riflette più nulla, manda solo delle luci incoerenti. Per questo, in questo testo, Dürrenmatt è così astuto da non iniziare subito in media res con l'accusa, il j'accuse verso Traps. No. Lo porta per mano. Con questi amici si iniziano a mangiare, mangiano benissimo, mangiano una tavola pantagruelica. Parlano, bevono, sono allegri e nel frattempo ragionano, discutono, fanno domande a Traps, gli fanno emergere la colpa. Lo educano in un certo senso. Per molti versi è anche un libro platonico. Anche se questo non l'ho letto da nessuna parte, questo riferimento, ma è un libro platonico perché Traps viene portato alla comprensione, cioè si ripulisce quella lente offuscata dal mondo attraverso cui non passano altro che riflessi confusi, si è offuscata. È anche un discorso che necessiterebbe di grandi parentesi culturali, però è un libro scritto nel 56. Se escludiamo quel film importantissimo che però non viene neanche ripresentato, è un libro caduto nel dimenticatoio. Di nuovo, quella attività incessante della pseudocultura di annientare la vera cultura, perché la vera cultura parla agli esseri umani, esige risposte. Propone soluzioni, fa vedere come il modello di colui che dice la sciocchezza enorme che tutto ciò che non è proibito è lecito sia soltanto una grande sciocchezza. La cultura risveglia, sempre. Grazie.